Chissà se Marco Sansovini sognerà per le prossime notti questa azione. Poteva essere il gol partita, forse il gol salvezza. Resta invece un grande rimpianto per un Teramo che non va oltre lo 0-0 contro il blasonato Parma dell'abruzzese Roberto D'Aversa, che comunque di palle gol per vincere ne aveva avute nel corso della gara. Ugolotti, come da previsioni, conferma 10 undicesimi della squadra di Macerata, spedendo in campo Carraro al posto di Petrella, l'ex Pavia dirottato però a sinistra, Di Paolo Antonio a destra. Nel Parma out Giorgino, Colì e l'ex Miglietta, 4-3-3 con il trio Nocciolini, Barai e Calaiò. I ducali sono reduci da 3 sconfitte consecutive, ma partono con il piglio giusto, mentre Ugolotti manda subito a scaldare 3 panchinari, quasi a voler subito strillare la squadra. Narciso interviene agevolmente su Barai al 17esimo, incredibile la mischia che si scatena davanti all'estremo teramano, sugli sviluppi della punizione di Scaglia, conclusioni a ripetizione che non sembrano finire mai, con nel mezzo la traversa di Munari. Teramo basso e incapace di ripartire, la verve iniziale dei ducali si sopisce a metà tempo, ma la squadra di D'Aversa si rende ancora pericolosa prima della mezz'ora, quando Scavone insacca ma in offside per la terna arbitrale diretta da Zanonato di Vicenza. Prima del riposo Sales rimedia ad una sua amnesia e respinge la conclusione di Calaiò. Nella ripresa il copione della gara non cambia finché Ugolotti non modifica il modulo, fuori Carraro e Barbuti, dentro Masocco e Fratangelo. Teramo col 4-3 che porta subito miglioramenti. Dopo una conclusione alta di Ilari, al 17esimo Di Paolo Antonio inventa per Sansovini che conclude splendidamente. Frattali si supera, poi Fratangelo serve la corrente Masocco che strozza il tiro. Il Parma non ci sta e cava fuori 2 fiammate nel momento migliore del Teramo. Ripartenza di Nocciolini che innesca Calaiò, ipnotizzato da Narciso. 26esimo, cross da destra sempre di Nocciolini, Baraie sbuca dalla parte opposta e sfiora il palo. Ugolotti si gioca anche la carta Tempesti al posto di Ilari. Il finale è nervoso e concitato. Nervi a fior di pelle, ma Teramo tutto cuore e anche rischia tutto. Baraie alla palla dello 0-1, Narciso è super. Poi il match ball capita sulla racchetta di Marco Sansovini che spreca incredibilmente dopo una di preparazione superba. Negli ultimi istanti le due squadre tentano il tutto per tutto, ma finisce senza gol ed è uno 0-0 che sta di secondo posto per il Parma, ma che lascia l'amaro in bocca al Teramo, quasi certo dei play-out e con una posizione tutta ancora da definire.